Buonasera, buonasera, benvenuti alla consueto appuntamento con Anteprima Pescara alle 20.31, rigorosamente in diretta su Rete 8 Sport. Salutiamo subito Roberto Cherchi in regia. Dunque, la vigilia della 12ª giornata del girone di andata nel campionato di Serie B per il Pescara, anche la prima di due partite interne consecutive previste dal calendario. Sarà poi la volta del Palermo venerdì prossimo 3 novembre, nell'anticipo della 13ª giornata, inizio ore 20.30, Adriatico Giovanni Cornacchia. Ma diamo subito lo sguardo al quadro completo degli incontri. Domani inizio ore 15, c'è una sorta di spezzatino perché due partite si giocheranno domenica e una naturalmente nel consueto posticipo del lunedì. Diamo lo sguardo dunque alla grafica, questi gli incontri in programma. Domani alle 15, Bari-Ascoli e Cesena-Novara, Cremonese-Perugia, Palermo-Intella-Pescara, Brescia, di cui ci occuperemo diffusamente tra breve, Salernitana, Empoli, Spezia, Cittadella, Venezia, Frosinone. Domenica alle 15, Parma, Avellino, alle 17.30, Provercia di Foggia. Lunedì 30 ottobre alle 20.30, Ternana, Carpi. Diamo anche uno sguardo, se possibile, alla classifica del campionato di Serie B, che è guidata dall'Empoli di Vincenzo Vivarini, 20 punti all'attivo. Empoli che ha sconfitto proprio martedì nel turno infrasettimanale 3-1 il Pescara di Zeman. Frosinone al secondo posto a quota 19, Palermo 18, Palermo che sarà appunto avversario del Pescara venerdì 3 novembre alle 20.30 nell'anticipo della 13ª giornata. Cremonese, Venezia e Parma 17, Bari, Salernitana, Pescara, Cittadella, Avellino e Novara 16, Carpi 15, Ascoli, Perugia, Entella, Brescia e Spezia 13 punti, Ternana, Cesena e Foggia 11, chiude la Pro Vercelli con 10 punti, la classifica è sempre corta. Il Brescia da tre partite affidato all'ex Pasquale Marino nella stagione 2013-2014 ha guidato il Pescara, un grande girone di andata, un inizio difficoltoso, poi però 8 vittorie e 2 pareggi, terzo posto al termine del girone di andata. E dopodiché, dopo la sconfitta interna con l'Empoli del 29 dicembre 2013, 1-2 il verdetto finale, tra l'altro in superiorità numerica era l'Empoli di Maurizio Sarri, altre 5 sconfitte di seguito consecutive, quindi l'inevitabile esonero a vantaggio di Serse Cosmi. Ha cominciato con due sconfitte, Pasquale Marino alla guida del Brescia, e poi lunedì per essere ancora più precisi, nell'anticipo del turno infrasettimanale, è arrivata la prima vittoria in casa contro il Bari di Fabio Grosso, 2-1 il verdetto finale. Possiamo staccare con le immagini della pagina, con la pagina della classifica, 2-1 ancora in gol Andrea Caracciolo, l'airone, classe 1981, 36 primavere, 170 gol con la maglia del Brescia. Domani dovrebbe essere schierato dal primo minuto da Pasquale Marino. C'era un ballottaggio, si parlava di un ballottaggio con Torregrossa, ma oggi Marino ha parlato proprio prima di questa partita, la partita in programma domani, ha fatto chiaramente intendere che Caracciolo giocherà dal primo minuto. Allora, il servizio di presentazione, le probabili formazioni e poi i passi più significativi delle due conferenze stampa, quella di Zeman e quella di Pasquale Marino. Naturalmente la prima parte della conferenza stampa è incentrata sul caso Pigliacelli. Sentiamo. Neanche a dirlo, il caso Pigliacelli è il tema affrontato alla vigilia di Pescara Brescia. Il portiere è al momento fuori rosa per motivi disciplinari, ma ribadisce Zeman, non chiudo le porte a nessuno a condizione che il ragazzo cambi atteggiamento. Ci si aspetta dunque un'assunzione di responsabilità con le dovute scuse al tecnico e ai compagni di squadra da parte appunto di Mirko Pigliacelli. Solo in questo caso lo strappo potrà essere ricucito. Zeman. Io prendo delle decisioni perché penso che spettano a me, ho deciso così, poi penso che avevo delle motivazioni e quindi ho scelto di mandarlo in tribuna. Voi purtroppo avete fatto casino, purtroppo, per un ragazzo che ha ora problemi a uscire da casa, perché avete detto che si è rifiutato.
di andare. E non è vero, non chiudo le porte a nessuno. È normale che mi aspetto atteggiamento diverso. C'è stato un casus belli prima della partita o no? Io questo non lo credo. No. Quindi lei è partito, cioè lei è andato ad Empoli con l'intenzione di mandarlo subito in tribuna? No. Questo volevo capire. No. No. Ho valutato la situazione e ho scelto la tribuna. Altro giro, altra corsa, si spera soprattutto in un'altra prestazione. Di fronte il Brescia dell'ex Marino che Zeman stima e non poco. Vabbè, Marino lo conosco da giovane, lo volevo portare pure a Palermo nella primavera ai tempi miei, lui giocava nella rappresentativa regionale e poi da allenatore l'ho seguito, ha fatto molto bene, penso nel miglior campionato, ha fatto in C2 a Foggia quando ha vinto il campionato, dove la squadra praticamente passava sopra tutti. Era molto propositiva, molto attiva. Ha deluso il Pescara di Empoli, fatta eccezione per gli ultimi 20 minuti, decisamente pochi. I toscani hanno giocato con giudizio, meritando la vittoria, ma di fatto hanno atteso i biancazzurri e sono ripartiti negli spazi. Contro avversari del genere, Brugman e compagni manifestano delle difficoltà. Zeman non deflette dal suo intento. Linea difensiva alta, ritmo, aggressività, cose che in realtà sinora si sono viste di rado. Secondo me la squadra non ha ancora la capacità di pressare in zone alte del campo. E questo è il problema, la chiave è tutta qui. Noi abbiamo conquistato 55% di palle facendo pressing e molti di quelli erano più su rispetto al normale. Le altre squadre arrivano a 45-44, quindi su riconquista della palla sono contento. Poi è normale che più palle conquistiamo nel mezzo, più possibilità abbiamo. Più palle conquistiamo troppo bassi è peggio perché le squadre sono schierate. Empoli aveva la linea 5 che era difficile muovere se si parte contro chiuso. Quindi questa è la strada, insomma. Sì, noi dobbiamo trovare solo gli ultimi 20 metri. Una sorta di rivincita per due. A Brescia un flop per Zeman, campionato 2005-2006, quando in sostituzione di Maran, dopo incredibile a dirsi un 3-0 rifilato proprio al Pescara allenato da Sarri, scivolò a fine torneo dal quinto al decimo posto, senza centrare i playoff. Un esonero invece in corso d'opera per Pasquale Marino, stagione 2013-2014. Sono rimasto in ottimi rapporti col presidente, c'è stato un cambio per cercare di dare una scossa all'ambiente, però diciamo che a gennaio qualcosa non è andato, il mercato di gennaio. A un certo punto ci siamo trovati con 10 attaccanti, non è facile, ma 10 attaccanti avevamo per dire Politano, Ragusa e Maniero titolari, però in organico poi sono arrivati altri giocatori, un certo Samassa dal Chievo, è arrivato Caprari, è tornato Caprari e poi si è ripreso dall'infortunio Sforzini. Insomma, facevo fatica pure a fare le partitelle fra di noi, perché allenare 10 attaccanti, però non ragazzi, ecco, giocatori che hanno giocavano dappertutto, Cutolo, insomma non so quanti ce n'erano, ecco, quindi questa cosa un po' ha fatto diminuire l'intensità negli allenamenti e la qualità degli allenamenti stessi, c'è stata troppa dispersione e quindi poi le cose sono andate non per il verso giusto e poi sicuramente non è stato meglio successivamente, insomma non è andato a me. Pescara privo di Cappelluzzo, Selasi, Proietti, appunto Pigliacelli e Campagnaro, rientrato in gruppo da 3 giorni, ma dice Zeman, non ancora pronto. Io lo considero, nel senso io rispetto molto la sua carriera, anche il suo carisma nella squadra, quando sta in campo, però per me fisicamente non è ancora pronto.
Rispetto ad Empoli, certi i rientri in difesa di Zampano e Bobo, che affiancherà Perrotta. Centrocampo Brugman, regista Koulibaly e Palazzi, mezzali. Davanti Mancuso e Capone, altro rientro importante a supporto di Pettinari. Per contro Brescia, senza Dall'Oglio, Meccariello e Checchin, 3-4-2-1 il sistema di gioco. Davanti a Minelli, centrali Somma, Gastaldello e Lancini. Furlan e lunghi esterni, il tandem Martinelli-Bisoli nel cuore del reparto nevralgico. Sulla tre quarti lo spagnolo McKin, Scuola Roma e Ferrante alle spalle di Andrea Caracciolo, 36 primavere e 170 gol con la maglia del Brescia. È una squadra che gioca, è una squadra che è molto aggressiva, quindi dobbiamo essere bravi a riuscire a venire fuori dalla loro pressione, ecco, che fanno sul portatore di palla. Quindi è una squadra, poi a livello di organico penso è una squadra forte, che lotterà secondo me fino alla fine per andare in Serie A direttamente. Per me è una buona squadra, Celino la vuole in Serie A, ma come del resto tutte le squadre che hanno ambizioni. È aggressiva e riparte, poi è Caracciolo che è finalizzatore e poi altri lavorano tanto, specialmente esterni. Così dunque Zeman, ci dobbiamo fermare per qualche istante. Tanto ricordo, biglietti venduti 1439, di cui 150 ospiti, l'arbitro a Battista di Molfetta, inizio ore 15 domani, ma torneremo a parlare di Pescara Brescia e in collegamento telefonico ci sarà il collega del quotidiano Il Centro, Giovanni Tontodonati, subito dopo la pubblicità, non mancate. Torniamo in diretta da studio, anteprima Pescara 20 e 44, ci colleghiamo, anzi è già collegato con noi Giovanni Tontodonati, collega del quotidiano Il Centro, che è subissato di impegni lavorativi naturalmente. Ciao Giovanni. Ciao Massimo, un saluto a tutti gli spettatori. Beh, insomma, Zeman è stato molto chiaro, ha bacchettato i giornalisti, avete fatto casino sul caso Pigliacelli, come l'hai presa tu? A me le generalizzazioni non piacciono, lo sai Massimo, certo. Erano le prime voci, peraltro poi sono state delle rettifiche, però diciamo che è stata una vicenda non gestita benissimo, no? Sì, ne abbiamo parlato anche oggi, perché ecco, una decisione che ha colto un po' tutti di sorpresa, no? Quella di escludere un portiere dopo averlo portato ad Empoli e non avendo il terzo portiere nell'elenco dei convocati. Questo che un po' ha sorpreso tutti, e poi Zeman oggi ha detto: ho valutato la situazione, la decisione l'ho presa il giorno stesso, quindi certo. Si è giustificato così, ha motivato così questa scelta, che comunque è davvero sorprendente, perché a memoria, Massimo, io non ricordo una squadra di B che sia andata in campo senza il portiere di riserva. Anch'io, devo essere sincero, insomma io ricordo pressoché tutto, però questo episodio non lo ricordo effettivamente, credo che sia un caso unico, però insomma è chiaro che è sorprendente. Tra l'altro è sorprendente perché noi ci siamo chiesti, no, probabilmente è successo qualcosa poche ore prima del match di Empoli tra Pigliacelli e Zeman. Lo stesso Zeman però sull'argomento ha glissato, quindi siamo rimasti anche spiazzati oggi, no? Perché non abbiamo ben capito che cosa sia accaduto. Sì, però poi Zeman ha praticamente confermato le parole di Danilo Caravello, che è l'agente di Mirko Pigliacelli, il quale è subito intervenuto dicendo: guardate che Pigliacelli non ha rifiutato, certo, la panchina martedì. C'è stato un confronto col Boemo, anzi due ce ne sono stati nei giorni scorsi, nei quali probabilmente Pigliacelli avrà espresso le sue esigenze, quelle di voler giocare, sbagliando secondo me, assolutamente, perché tutti vorrebbero stare in campo e vorrebbero essere titolari. In quel caso secondo me ha mancato di rispetto nei confronti del gruppo e di tanti giocatori che stanno trovando poco spazio. Penso a Simone Andrea Ganz, che finora almeno pubblicamente non è uscito nulla, no? Non è trapelato nulla. Sì. Però non ha mai giocato titolare in queste prime partite di campionato. Eh sì, insomma l'atteggiamento di Pigliacelli è stato assai poco professionale. Probabilmente potrebbe essere andata così, no? Siamo nel campo delle supposizioni. Poco prima della partita, nella riunione tecnica magari, ecco, questa è un'ipotesi, perché non sappiamo come si sono svolti effettivamente i fatti, Pigliacelli potrebbe aver detto a Zeman: io sono qui per giocare, altrimenti vado in tribuna. E Zeman potrebbe aver risposto: allora ti puoi accomodare in tribuna. Sì, oppure Zeman avrà notato
un atteggiamento non proprio consono ad un pre-gara, l'ho visto un po' distratto e ha detto vabbè, se devi stare così con noi vai in tribuna, questo non lo sappiamo Massimo, però non cambia la sostanza, cioè, nel senso non c'è comunque gestita male, è vero che Pigliacelli è finito nell'occhio del ciclone un po' di tutta Italia, come ha detto Zeman, per questa situazione che poteva essere gestita meglio, però insomma io credo che convenga un po' a tutti metterci una pietra sopra e capire se ci siano ora i margini per ricomporre questa frattura o no. Deve solo chiedere scuse, deve fare una cosa, deve chiedere scusa Pigliacelli. Io penso proprio di sì, io penso che la società si aspetti un gesto difensivo da parte di Mirko Pigliacelli e probabilmente ci sarà nelle prossime ore, lo capiremo Massimo la prossima settimana secondo me, perché se Pigliacelli tornerà ad allenarsi con il gruppo ovviamente significa che Pigliacelli insomma questo gesto l'ha fatto, altrimenti resteremo così in attesa di gennaio per trovare nuovi orizzonti insomma. Però ecco, vedi Giovanni, e poi chiudiamo veramente l'argomento perché ti volevo chiedere una cosa sulla partita. Avrebbe potuto approfittare Pigliacelli, che ieri è andato col suo procuratore Caravello a parlare col presidente, avrebbe potuto approfittare della giornata di oggi, invece non si è visto al Poggio degli Ulivi. Sì, però lui già sapeva Massimo di essere escluso per questa partita, io mi aspetto questo passo nei primi giorni della prossima settimana, staremo a vedere. Senti, allora Pescara Brescia, insomma sono due ex, no? Zeman a Brescia è stato un flop, bisogna dire le cose come stanno realmente, perché sostituì Maran nel 2005-2006, addirittura Maran destituito dall'incarico dopo aver battuto 3-0 il Pescara allora allenato da Maurizio Sarri. In quella fase del campionato era quinto il Brescia, Corioni insomma sostituì Maran, prese Zeman per andare in Serie A, a fine campionato quel Brescia scivolò dal quinto al decimo posto, quindi andò molto male Zeman. Diverso invece, se vogliamo, il trend di Marino, perché era partito male nel 2013 col Pescara, poi c'è stato un grande girone di andata dalla decima in poi, no? 8 vittorie e 2 pareggi, dopodiché il crollo con 6 sconfitte consecutive. Sì, un girone d'andata bellissimo, poi Massimo probabilmente è successo qualcosa nello spogliatoio perché è ancora inspiegabile a distanza di oltre 3 anni, no? Quasi 4, quello che è successo. È vero che il Pescara aveva chiuso una sconfitta, credo l'anno con l'Empoli, no? Sì, 1-2. 1-2 con l'Empoli, poi altre sconfitte che hanno portato all'esonero, all'arrivo di Cosmi, però al di là di tutto io credo che Marino abbia lasciato comunque un buon ricordo tra gli sportivi abruzzesi, pescaresi, perché è un allenatore preparato e soprattutto una persona molto seria, il suo spessore umano non è assolutamente in discussione, purtroppo è andata male e, ecco Marino, io l'ho sentito in conferenza stampa oggi proprio alla vigilia di questa partita e, insomma non le ha mandate a dire, perché ha parlato di un mercato in cui il Pescara si è un po' incartato, no? Il mercato di gennaio, tra l'altro parlando anche arrivò un certo Samassà. Sì, in effetti non ci furono insomma gli arrivi sperati da parte del tecnico, però al di là di quello Massimo io credo che sia successo proprio qualcosa a livello di spogliatoio, quindi sì, sicuramente qualche situazione un po' strana e poi altrimenti è spiegabile, insomma 6 partite, 6 sconfitte consecutive da quel Pescara che non era il primo organico della categoria, ma sicuramente non era da 13°-14° posto, perché poi anche con l'arrivo di Cosmi insomma non ci fu quella scossa che portò il Pescara ai playoff, il Pescara si salvò, però fu un campionato davvero davvero deludente. Peccato perché Marino fu accolto, ricordo il giorno della presentazione, con grandissimo entusiasmo, con tantissime persone, al porto turistico invece andò male. Assolutamente, anche la preparazione atletica ricordo che non fu fatta, insomma non fu una preparazione atletica all'altezza, ricordo che ci fu qualche problema anche in questo senso. Vabbè, a parte il passato, domani si affronteranno due squadre, il Brescia che ha vinto la sua prima partita con Marino in panchina, un Brescia che è stato rivisitato anche tatticamente dall'ex allenatore biancazzurro. Sì, rivisitato Massimo, e dopo le due sconfitte il Brescia ha giocato una grande partita, io l'ho vista quella col Pari, ha messo sotto una delle squadre più forti del campionato, assolutamente meritato di vincere, ha costruito molto e soprattutto grande aggressività Massimo, ho visto una squadra che ha
subito alzato i ritmi, li ha tenuti alti per quasi tutta la partita, forse gli ultimi 10 minuti ha sofferto il ritorno del Bari, che è una grandissima squadra, però 3 punti assolutamente meritati, partita difficile come lo sono tutte quelle di Serie B, e poi Massimo, cioè, l'airone che a 36 anni certo, continua a segnare, vicino a 200 gol in carriera, gliene mancano 6, insomma. Certo. Un atleta straordinario, e in questa Serie B anche a 36 anni fa la differenza, sposta sì, gli equilibri. Ecco, ti volevo chiedere velocemente, proprio può essere anche lapidario, probabili novità. Noi insomma ci abbiamo provato, anche se è sempre difficile con Zeman perché non si capisce mai nulla alla vigilia, però sembrano scontati i rientri di Zampano e Bobo in difesa, probabilmente anche Koulibaly a centrocampo in luogo di Valzania e Capone in attacco. Sì, sono d'accordo Massimo, anche se non solo Zeman ci fa qualche scherzetto, ma ci inganna anche, sì, no? ci indirizza verso piste sbagliate, come la scorsa settimana che disse Bobo ha qualche problema, invece Bobo ha giocato di volante. Si diverte. Sì, credo che hai detto cose giuste, almeno da quello che abbiamo visto nel corso della settimana. Perfetto, grazie Giovanni. Grazie a te, buona serata. Grazie ancora Giovanni Tontodonati, buon lavoro a Giovanni Tontodonati del quotidiano Il Centro. Ci fermiamo per l'ultima volta e poi diciamo la chiusura di questo speciale anteprima Pescara, domani ore 15, Pescara Brescia. Linea alla regia. Abbiamo 2 minuti e 2 per vedere alcuni precedenti, 24 i confronti all'Adriatico di campionato, 7 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte patite dai biancazzurri nella storia dei precedenti tra Pescara e Brescia. Partiamo dal 1989 con questa immagine, tra poco la manderà in onda il nostro Roberto Cherchi. Edi Reia, che sostituì Castagnier, era il tecnico della primavera, fu quindi promosso in prima squadra e quindi Pescara-Brescia finì 1-0 con un gol di Totò Martorella, lo possiamo vedere adesso le immagini dei confronti degli anni 90, abbiamo preparato qualche gol, il calcio di punizione di Ferretti, Bortoluzzi, lo svarione, il colpo di testa a schiacciare di Totò Martorella all'esordio tra i professionisti, 19 anni, Pescara 1-0, porta la sua firma importantissima in quel momento, perché il Pescara veniva da un inizio davvero travagliato con Castagnieri in panchina, 2 sconfitte consecutive di cui una pesante 7-0 a Torino, poi altro KO a Cosenza, la sostituzione di Castagnier, arriva a Reia promosso dalla primavera, 1-0 col Brescia, avete visto il gol di Totò Martorella, e poi vedremo altri precedenti nella stagione 90-91, c'è questo gol di Baldieri, finisce 2-0 per il Pescara, stagione 90-91, assist di Impallomeni e gol di Paolo Baldieri, che era un grande attaccante, dunque il Pescara in vantaggio, e poi il raddoppio firmato da Fioretti, che era un centrocampista di grande qualità e di grande eleganza, e insomma testimoniato da questo gol. Pescara 2, Brescia 0, vi abbiamo proposto questi 2 precedenti, chiudiamo qui l'appuntamento con Anteprima Pescara, subito dopo la pubblicità, appuntamento irripetibile del venerdì, immancabile, Cuccioli e Campioni, conduce naturalmente Mila Cantagallo, ospite in studio il centrocampista attualmente infortunato della Pescara, Mattia Proietti. Grazie a Roberto Cherchi in regia, a voi per l'attenzione, buona serata.